Adesso gradirei che il dottor Vincenzo Di Lucchio, in qualità di consigliere provinciale, rivolgesse a noi tutti il suo saluto. Sì, grazie. Allora, che dire, io non mi sento tanto un relatore, non sono abituato ad essere relatore nella presentazione di un racconto o di un libro, quindi modestamente mi limito a fare un po' i saluti di casa, c'è tanta gente di fuori, in questa che è una bellissima cornice della nostra cittadina, che è il Palazzo di Giustino Fortunato, che era un galantuomo e che vorrei che Rio Nero e l'amministrazione e noi tutti, soprattutto la nuova generazione, riesca a far riappropriare la vera storia di questo personaggio e di dargli lustro che sta perdendo un po' negli anni, anche vedendo un po' il degrado che c'è. E mi riferisco anche alla Fondazione Giustino Fortunato, a cui apro e chiudo parentesi, ma senza polemica, vorrei che noi come amministrazione comunale possiamo dare di nuovo l'impulso che era l'origine e le finalità per le quali era nato. E quindi, però, questo sarà oggetto di un prossimo incontro. Io saluto tutti gli intervenuti e saluto anche questo tavolo che è autorevole, vi è la presenza di professori, di docenti, ma soprattutto devo ringraziare il professore Pasquale Tucciariello. Perché? Perché ho deciso di promuovere un po' questo racconto che poi sarà un percorso di incontri. Questo non si esaurisce secondo me questa sera. Ho voglia di portare questo racconto anche fuori. E perché no, anche a un livello interregionale, perché il fenomeno del brigantaggio e la questione meridionale abbraccia un po' tutti quanti noi. Però sarebbe bello se venisse un po' l'impulso da questa nostra cittadina che ha dato le origini al generale Carmine Crocco. E quindi è una missione, io la vedo come una missione, professore, coraggiosa. Coraggiosa, e ce la possiamo fare se a fianco avrai anche una generazione nuova, vogliosa, intraprendente e che abbia anche l'energia di spendersi. E voglio dire, non è una missione nuova, per quanto coraggiosa. Già altri a Rio Nero, illustri professori, hanno negli anni cercato di dare impulso ad una nuova visione del fenomeno. Di cercare di dare un riscatto morale alla figura di Carmine Crocco. Io vedo qui tra noi il professor Martiello, ma anche il professor Vitale non c'è, ma so che in anni scorsi hanno cercato di dare un impulso. E Pasquale oggi lo riprende con un racconto, però con una visione diversa. Pasquale si ingendra molto sulla voglia di riscatto anche psicologico di tutti noi meridionali e di tutti noi concittadini di questo personaggio, del generale. E il tutto nasce un po', questo è il bello, nasce un po' casualmente. Io incontro il professor Pasquale Tucciariello che mi propone, mi fa, mi mostra il suo nuovo racconto e io vengo all'inizio un po' incuriosito un po' dal formato e anche dal prezzo basso. E poi c'è questa novità, c'è una traduzione in inglese che è geniale. Se pensiamo di trasportare questa genialità nei libri, io ho pensato nelle favole dei bambini, nei racconti, e iniziare già da lì a fare un parallelismo, la pagina in italiano e in inglese. E poi sono stato colpito dal titolo. E mi sono detto tra me e me, io lo dico per la prima volta al professore, questo è il solito libro su Carmine Crocco, ora non a Rio Nero, ci siamo spesi in tanti su questa figura. E ho dato invece poi il giusto peso quando ho girato il libro e ho letto mentre il professore parlava, non fu brigantaggio, ribellione, e non chiamateli briganti ma ribelli,
Bene, io sono un profano, io non sono uno storico e non ho studiato, non ho un indirizzo in lettere e non mi, per mia colpa non mi sono neanche mai applicato. Però devo dire che dentro di me ho detto, vabbè, ma briganti, ribelli, e sono sinonimi, patrioti, partigiani. Invece no, ho riflettuto e mi ha rimproverato il professore. Cambia la sostanza, l'approccio. E, da piccoli, il brigante Crocco, e quindi noi ci siamo autoconvinti di un termine, ma anche di una figura, quindi di uno status quo. E invece mi sono chiesto, è vero, perché? Perché Che Guevara? Perché parliamo di patrioti? In Spagna, contro il regime franchista, i guerriglieri, la guerriglia, partigiani, rivoluzionari. E invece noi siamo stati inculcati dai nostri libri di scuola, che hanno scritto altri, non li abbiamo scritti noi, l'hanno scritto i vincitori, e siamo abituati a chiamarli briganti. È il termine, chiaramente non è un termine positivo nella visione globale. Quindi cosa c'è dietro a questo libro che mi affascina e che mi riprometto di volerlo raccontare insieme a Pasquale in giro? Mi voglio impegnare in questo. C'è un sentimento di voler assolvere, un riscatto morale, ma non solo del personaggio Carmine Crocco e dei suoi familiari, discendenti e dei suoi concittadini, ma di noi meridionali. Allora, ripeto, non è una novità, c'è nell'arco della storia, soprattutto nello scorso secolo, dopo il dopoguerra, c'è una visione, una tesi revisionista del fenomeno risorgimento. E in verità abbiamo storici che già si addentrarono in tesi revisioniste già subito dopo l'Unità d'Italia. Ora non è un mistero che lo stesso Garibaldi, lo stesso Mazzini rimangono delusi di questa grande idea. Ora Mazzini, ricordo una frase che disse a Cavour, non è stato altro che un allargamento dei confini, cioè era un sogno che era poi a un certo punto era svanito. Però anche in queste tesi, in questi autori che guardano in senso revisionistico il risorgimento, l'Unità d'Italia, il fenomeno brigantaggio viene visto sempre un po' con i guanti bianchi, con delicatezza. C'è quasi un timore da parte loro di addentrarsi in quello che è stato veramente. Che cosa è stato veramente? La verità è che noi meridionali a un certo punto, dopo l'Unità d'Italia, non sapremmo più chi fummo, abbiamo perso un'identità, abbiamo visto per anni, quello che è stata una resistenza alla lotta, a un'invasione, perché è stata un'invasione, una resistenza alle perdite di uomini, agli stupri, ai saccheggi come una vergogna, e ce la siamo portati forse in maniera eccessiva per troppi anni questa vergogna. E gli psicologi e i sociologi parlano di un'inversione di colpa, cioè a un certo punto quando ti vedi isolato vedi il tuo carnefice come unico punto di riferimento, quindi questa colpa che ci siamo portati di essere briganti, di essere sporchi, perché qualcuno raccontava nei libri di storia e ci etichettava così. Noi pensiamo un attimo nei primi anni in cui nasce il movimento della Lega Nord, chi è che alimenta la Lega Nord? Lo alimentano molti, tantissimi figli di emigranti. Perché c'è un senso di colpa e ci si è quasi, sì, in soggezione, quei pregiudizi sono stati fatti che altri ci etichettavano, sono stati fatti nostri e ce li siamo portati per secoli.
e per decenni avanti. Allora, un riscatto. Il libro è tutto qua, per me. Non fu brigandaggio, ribellione. E non chiamateli briganti, ribelli. E su questo io vorrei una nuova generazione di amministratori, di scrittori. Ci sono delle intelligenze bellissime anche a Rio Nero, nella Proloco. Io vorrei che questa nuova generazione porti avanti con orgoglio. Tu hai parlato della verità. Non vogliamo libri scritti dai vinti, vogliamo la verità. Allora, è una missione coraggiosa, Pasquale, io la voglio fare insieme a te. E ripeto, adesso passo la parola, penso che altri daranno spunti un po' più diversi. Io mi limito solo di nuovo a ringraziare, e ringrazio soprattutto l'associazione Centro Studi Leone XIII, che consente a Rio Nero, a questa nostra cittadinanza, ancora di parlare di cultura, di storia e di rianimare i sabati pomeriggio a Rio Nero. Grazie.